suonano e cantano in costumi tradizionali. E allora io dico che forse la nostra Italia, che è una nazione giovane, ha ancora bisogno di poter vivere liberamente un po' di dialetti e tradizioni locali prima di potersi dire unita. Ma magari Io sono il babysitter del figlio di Schwarz, quello del doping, quello che piange in TV. E questo figlio è identico ad Alessandro, mio figlio. Schwarz ripartecipa alle Olimpiadi e le vince di nuovo, medaglia d'oro. Solo che nel mio sogno la medaglia è una coppa e la ritira sul palcoscenico con una platea che applaude. Ma quando Schwarz va a prendere la coppa, nessuno applaude e si sente la voce dei commentatori TV che dicono: ma non si vergogna dopo quello che ha fatto? Lui esce comunque sorridendo un po' di circostanza. Nel frattempo io sono ancora dietro al palco con il figlio di Schwarz, che è sempre Alessandro, mio figlio, e lui è molto mogio mogio e ticchetta su una macchina da scrivere in cui le lettere sono delle monete di centesimi di vari paesi. E a un certo punto mi dice, in maniera molto triste: ma adesso posso non vergognarmi più del mio papà? A me viene da piangere e piango e l'abbraccio e gli dico: io sono sicuro che il tuo papà non ha più preso il doping e che la medaglia se l'è proprio meritata questa volta. Vorrei un mondo migliore. Ah no, questo è l'altro film. Invece questo, come dice, mi sta tutto benissimo. Azione!
di là tre. Ciac. Ciac. Carmelo bene, Carmelo bene, Carmelo bene. Tutte le guardie sono bastarde. Sopporto il palcoscenico, lo odio, lo detesto, capito? No, con tutte le mie forze, così è. Sto facendo un'improvvisazione di gruppo di teatro e fin da subito noto una certa uniformità fra gli altri che allora io provo a rompere. E un po' mi dispiace per loro, ma lo devo fare. Allora quando li sento cantare in armonia, io canto note dissonanti. Poi mi accorgo che ad un'attrice le cadono i pantaloni della tuta. Poi anche le mutande, ed è un maschio. Io tengo in mano una cosa che è una specie di lampione, anzi è una lunga canna da pesca, e la tengo in alto. Ad un certo punto arriva da me una che è l'aiuto regista e mi dice delle cose, al che io fermo l'improvvisazione e le dico che non esiste che viene a parlarmi mentre improvviso. E poi altre cose che secondo me stanno a fondamento del concetto di improvvisazione collettiva. Bene, andiamo in pausa. Sto uscendo dal teatro e vedo che in un'altra saletta stanno provando per lo spettacolo che andrà in scena quella sera. È uno spettacolo classico dove gli attori hanno la funzione di macchinisti che servono a muovere le scene. E poi sono nel mio letto da ragazzino che dormo e suona il telefono sul mio comodino, rispondo. È una voce femminile che mi dice delle cose che non capisco. Io le chiedo chi è e lei mi chiede chi sei tu. E poi entra mio padre che inizia a parlarmi di lavoro e la voce al telefono mi dice di cercare la lettera Q dell'elenco telefonico, ma lo dice scandendo ritmicamente, che poi diventa cucù, cucù, cucù. E poi mi vieni in mente tu. Ci siamo visti poco prima. Forse volevo darti la macchinetta in regalo per tuo figlio, o forse semplicemente per vederti. E poi sono seduto al bar, fuori dal teatro, e si siede al mio tavolino l'attrice uomo di prima. E allora le dico che non si fa così, la faccio alzare, le dico di chiedermi il permesso di sedersi al mio tavolo. E lo fa, e poi assieme agli altri attori mi dicono che c'è una cosa di cui vogliono assolutamente parlare. Allora io dico loro, sì sì, ditemi pure, che non c'è problema. E noto un po' a tutte le attrici della peluria, dei baffi sopra la bocca. Dopo un po' realizzo che forse quello che cercano di dirmi è che non mi vogliono più in compagnia. Stop! Thank you.
Che secondo lei le razze si devono incrociare, perché questo è l'unico modo per cui venga fuori una razza perfetta. Allora, detta da una veneta di 70 anni, me l'ha detto proprio guardandomi negli occhi, capito? Io già avevo questa preferenza, diciamo, per le altre razze. No, io non avevo la televisione quando ero piccola, la vedevo sporadicamente la mia nonna, quindi tutte le cose che vedevo mi flashavano, mi rimanevano, mi sono rimaste a vita dentro. E una delle prime cose che ho visto è stata una ballerina di pelle nera ballare, fare un balletto di cazzo così. E io mi sono voltata subito verso mia nonna e ho detto: nonna, da grande voglio fare la ballerina nera. Questa era una città molto piccola dove erano tutti padovani, bianchi, cioè non c'era neanche molto turismo. E quindi a un certo punto sono arrivati questi cosiddetti extracomunitari, che erano marocchini e tunisini, erano delle persone splendide, veramente, però poi questi cominciavano a bere e diventavano delle persone orribili, e anche le donne nere erano qualcosa di incredibile, delle dee, delle marziane proprio, perché noi non avevamo questo modo di camminare, di voltarci, di guardare. Poi una volta, mi ricordo, stavo ballando in un locale, è arrivato uno di questi qui, con la pelle scura, se non ha detto niente, mi ha preso le mani e mi ha fatto ballare. È stato il linguaggio del corpo. Io andavo in un posto, lo pensavo intensamente, lui dopo un'ora arrivava. Una roba pazzesca, veramente. Credo che fin da piccoli agli uomini gli insegnano delle cose, tipo che tu puoi avere tutte le donne del mondo e che la donna deve avere solo uno. Tutti ti fanno la corte, quasi tutti. Se gli dici di no, insistono e sei una rompipalle. Appena inizi a dirgli un po' di sì, sei una puttana, immediatamente. Quindi non c'è la cosa a metà. Come mi sento? Mi sento eccitata, a volte ho voglia che nasca su, cioè che questo tempo passi e questo nasca senza scavalcando il parto, che comunque mi mette un po' così. I parenti, mamma mia, allora i parenti non è stato facile. Sono andata a settembre con il mio fidanzato a presentargli la pancia,
poi c'era anche da presentare il film passato. E insomma, sono stati bravi, però li vedevi che erano, era difficile. Non vedono l'ora tutti di vederlo sto qua, con me che... Anch'io dico ogni tanto al mio fidanzato, faremo la gara, io il bimbo, a chi smette di giocare prima. Stop. Azione.